19 combattimenti con 17 vittorie, di cui 7 per KO, una sconfitta, quella prima del limite nel marzo dell'anno scorso contro Esposito, e un pari. Ha una percentuale di KO del 38,8%, è alto 1,69 e ha registrato al peso chilogrammi 59,900.
Pasqua. Francesco Pasqua. Oh!
diciamo che il intervento è tanto. Giudice Aula 97-93, giudice Bertaccini 97-94, giudice Toca 97-93, vince il punto del tribunale ed è il nuovo campione italiano di questi giorni. Vai, vai, vai.
picchiarlo e cercavo di mandarlo via, picchiarlo e andando via. Comunque io sono venuto qui per la seconda volta in casa sua per togliere i dubbi che ci sono stati la prima volta, perché io già la prima volta avevo vinto il match e non me l'hanno dato. Allora sono venuto qui per dimostrare che il Roma è un campione e l'ha dimostrato. E senza cinzia. E senza cinzia. Perché se avevi avuto Michele la città era saltata fuori, ma non sono sportivi, non se la possono vedere, il campione sono io, ma è tanto un titolo. Sarà la cintura, senti, è presto per parlare forse, ma che cosa ha davanti a sé di Silvio dopo la conquista di questa cintura tricolore? Adesso mi vedo questa vittoria. Legato a questa vittoria e aspetto un po', adesso prendo un po' di pausa, sarà un match durissimo. Il futuro, c'è qui il mio manager, vediamo cosa si potrà fare e cosa posso aspirare più che altro. E la voglia è tanta, adesso c'è il morale è altissimo e sono pronto a sfidare chiunque adesso. Martini di Silvio, il secondo match. Ah, saluto anche il mio amico, grande da giocare. Comunque ci devono dire, come in forma è un'altra storia. Posso dire una cosa? Ma lei ha mai visto che dopo il verdetto non si è data una cintura sul titolo? È la prima volta, scusi. Devono essere più sportivi. Comunque, ha vinto il migliore, doppia la vittoria. Due volte che andiamo, vediamo qui. Portandomi qui mi avrebbero fatto la frittata di nuovo. Ma tra parentesi se la sono presa a quel punto. Lo faccio solo. Fotoritocco, bainando di felice.